No, assolutamente no, non vi state sbagliando, non avete sbagliato canale, lui è proprio l'iPhone SE, almeno questa è la confezione dell'iPhone SE, del nuovo iPhone SE 2020. E starete pensando: Marco, ma te sei ammattito, perché hai comprato un iPhone al day one? Beh, perché volevo verificare certe cose. Lui è stato al centro di tantissime discussioni in queste settimane, in questi giorni dal lancio. Al centro della critica se ne è parlato molto, soprattutto in accezione negativa. L'iPhone 8, l'iPhone 8 riciclato, una commercialata pazzesca, per non scadere in termini un pochino più rozzi. Sì, insomma, è stato definito in molti modi. Anch'io mi sono fatto certe congetture, certi ragionamenti, ma l'unico modo per parlarvene e verificare che, insomma, quei ragionamenti fossero oggettivi, fossero reali, insomma, era prenderlo e provarlo, c'è poco da fare. E quindi sì, eccolo qui tra le mie mani. Se volete sapere la mia congettura iniziale, no, il mio ragionamento che avevo fatto a priori su questo iPhone SE 2020, beh, diciamo che potrei dirvelo in chiave un po' nerdistica. Questi nuovi iPhone SE 2020 li vedo un po' come gli anelli del potere del Signore degli Anelli. Vengono diffusi da questa entità un po' mistica, Sauron, per dominare, per ghermire nuovi utenti e nell'ecosistema Apple incatenarli. Vabbè, più o meno era recitata così, dai, me la ricordo molto simile. Scherzi a parte, effettivamente questi iPhone sono una trovata commerciale, molto probabilmente, di Apple, non tanto per svuotare i magazzini dai pezzi vecchi. Sì, c'è anche quello, ci sono anche alcuni pezzi, si è visto dai teardown, che praticamente sono ripresi dai precedenti iPhone. Ma fermarsi a quel poco, secondo me è sbagliato, perché dietro a questo iPhone SE c'è molto molto di più. È un metodo per risanare quella distanza che ormai si era creata tra l'utente intermedio e gli iPhone top di gamma. Entrare nel mondo iPhone era diventato complicato, soprattutto considerando i listini. Dovevamo andare a pagare 800, 900, 1000 euro. Cifre che magari sono impegnative per chi magari ancora non conosce l'ecosistema, deve entrare per la prima volta nell'ecosistema. E quale miglior metodo per farti entrare nell'ecosistema se non questo iPhone SE? Un telefono che all'esterno ti offre tantissimo. Di copertina, questo iPhone è presentato alla grande. SoC A13 Bionic, il meglio delle prestazioni che puoi desiderare. Sì, magari poi c'è meno RAM, c'è meno quello che vuoi, ma sulla carta, sulla copertina, A13 Bionic. La fotocamera, che vabbè, mo non si vede, poi andremo a vedere, è la principale. Ce ne abbiamo una di fotocamera, non ci abbiamo l'ultra wide, il teleobiettivo, ma quella che hai è ottima. Qualitativamente te la spacciano alla pari degli ultimi top di gamma di Apple. Quindi in vetrina te hai comunque la tua foto che è al top. Poi magari ti perdi l'algoritmo notturno, ti perdi un po' di cose per strada, ma a te non ti interessa perché di copertina, di facciata, hai la qualità della stessa fotocamera di iPhone 11 Pro Max Ultra Plus. Per non fermarci qui, hai la ricarica wireless, hai tantissime cose e infine, più di tutti, hai la forma dell'iPhone, hai il form factor dell'iPhone più iconico di sempre. Lo status symbol. Tu, prendendo questo iPhone, hai l'iPhone più riconoscibile di sempre, Touch ID. È l'iPhone perfetto anche per chi vuole apparire, per chi ha sempre desiderato il mondo Apple e non c'è mai riuscito ad entrare. Per chi ad oggi vorrebbe entrare, ma la soglia di ingresso è diventata altissima. Come può oggi Apple travolgerti e portarti a comprare un iPhone da 1200 euro a occhi chiusi, poi prendere le AirPods da 120 euro, la cover da 50 euro, magari poi ti prendi il Mac? È complicato perché la soglia di ingresso è molto alta. Questo iPhone invece risolve il problema. Questo iPhone molto probabilmente ti dà l'idea di essere all'interno dell'ecosistema e starci divinamente. Dopo un pochino invece ti accorgerai che magari desideri di più, desideri quelle due fotocamere extra, desideri le AirPods, desideri tutte le cose di contorno e quindi sì, quando meno te lo aspetti sei già entrato nel mondo, nell'ecosistema Apple, ti ci trovi benissimo, non vuoi uscirne. Ma per migliorare dovrai spendere tanto tanto di più, quindi da un semplice iPhone economico loro hanno trovato una strategia di marketing eccezionale, fantastica. Questo era il mio ragionamento iniziale, per questo che l'ho voluto prendere per verificare se alla fine è effettivamente così. Lui sarà il miglior iPhone di sempre commercialmente parlando, e sottolineo, commercialmente parlando a livello di marketing. Potrebbe tranquillamente essere, ma adesso passiamo all'unboxing, basta chiacchiere. Ed eccoci qui, sarete un attimo dubbiosi perché vedete tutte queste scatole, che so. Allora, volevo fare un piccolo paragone tra, ovviamente, la sua, il protagonista di oggi, e magari qualche altra confezione per notare la differenza. Per esempio, queste sono quelle di Realme, minimali, con questo giallino, mi piacciono molto, un po' cicciottelle. All'interno non troviamo le cuffiette, ma troviamo una cover e un caricatore veloce, oltre che a un cavo Type-C. Abbiamo poi i Pixel, che in genere non integrano più le cuffiette, hanno praticamente soltanto caricatore, qualche
cavo, in questo caso per esempio era il primo Pixel, trovavamo due cavi, insomma un adattatore OTG, poco altro. Abbiamo poi i vari Xiaomi che integrano sia una cover, il caricatore veloce e poi il cavo Type-C. Anche qui ci fermiamo, non abbiamo extra come cuffiette ormai. E poi abbiamo Samsung, questo vabbè è una 80, un pochino vecchiotto. In questo caso abbiamo sì le cuffiette ma non la cover. E poi c'è il protagonista del video di oggi, l'iPhone. Andiamo a vedere qui dentro cosa troviamo. E allora, prima cosa, spellicolamento molto semplice. Questa è una cosa che mi piace, ASMR. Prima cosa che risalta sempre all'occhio sono le scrittine. In questo caso abbiamo preso il telefono rosso, le scrittine sono rosse, lucide, bellissime. Questo è un dettaglio sempre che apprezzo negli iPhone. Andiamo ad aprire e troviamo subito una prima scrittina che ci dice Design by Apple in California. Queste scrittine piacciono davvero molto ai consumatori, tant'è che per esempio anche Realme l'ha copiata questa roba, ma tanti altri insomma l'hanno fatto con scrittine come Hey, welcome to the Realme family. E vabbè, comunque troviamo il cartoncino Product Red che ci ricorda che praticamente una parte viene donata in beneficenza di quello che spendiamo comprando questa colorazione. Abbiamo poi i tre piccoli manuali di, insomma, di prima operazione rapida, quindi il Touch ID, il tasto laterale, come funziona, i tasti volume, insomma i suggerimenti rapidi. E poi dopodiché abbiamo lo spillino per andare ad estrarre il carrellino della SIM e dopodiché abbiamo tre altri fogliettini che ci spiegano le regolamentazioni base e dove trovare il proseguio, perché praticamente non abbiamo poi un'altra parte di manuale. Si è spostato in digitale, questo lo apprezzo perché consumiamo meno carta, però avrei preferito avere almeno i SAR riportati. Infatti, se andate a leggere bene, insomma, i SAR non sono riportati, mentre ormai su molti telefoni, come i Realme, come sugli Xiaomi, ma anche come sui Samsung, ultimamente, insomma, troviamo già riportati i valori SAR. E sì, non possono mancare neanche gli adesivi, ma adesso passiamo alle cose che contano al nostro smartphone e agli accessori che troviamo sotto lo smartphone, perché abbiamo le cuffiettine con cavo Lightning, quindi ovviamente qualcosa in più. Avevo quasi paura alla presentazione che non ci fossero dentro le cuffiettine, invece ci sono. Abbiamo poi il cavo Lightning e sì, il caricatore che è il classico lentissimo. Vabbè, in questo caso abbiamo una batteria piccola, ci può anche stare, però dai, nel 2020 un caricatore così lento per 500 euro di telefono, un po' esagerato. Questi due telefoni usciti adesso, super economici, hanno un caricatore rapido, ma anche se vi prendo un Google Pixel di prima generazione che aveva una batteria molto piccola, beh, anche lui comunque aveva un caricatore rapido adattivo. Ed è così qui con il nostro iPhone SE 2020 da spellicolare. Ho dovuto rifare questa scena mille volte perché continuavo a chiamarlo iPhone 8 SE. Per colpa dei miei mini ormai mi è venuta abitudine. Comunque, lui è il telefono compatto secondo Apple. Questo è un telefono compatto secondo i produttori Android. Sì, c'è un pochino di differenza, vero? E questo è quello che era un top di gamma dell'anno precedente, un 6.3 pollici circa, adesso il top di gamma è 6.7 pollici, io ho sempre più paura davvero. Vabbè, direi di non perdere altro tempo. Tac, e lo andiamo ad accendere. E vabbè, a parte un po' di colla che è rimasta sul frame, dovrò andarla a rimuovere con un pochino più di attenzione, c'è la porta Lightning che ha sempre questa cromatura argentata e a me continua a non piacere perché l'avrei preferita rossa, il telefono è tutto rosso, comunque al massimo nera, insomma, come poi i bordi frontali. Per il resto non abbiamo più la scritta iPhone, soltanto scrittina Product Red, la mela rispetto all'8 si è spostata in zona più centrale, il design è un pochino più omogeneo dell'8, mi piace un po' di più, simmetrico. Ovviamente le dimensioni sono quelle ed è fantastico, è super leggero, sembra davvero che non ci sia la batteria dentro, una cosa pazzesca. Certo, il display è così, è carino, è piccolino. Per capirci, ecco, questo era per l'appunto il base gamma, il compattino secondo Android. Questo è il compattino secondo Apple, le differenze di display sono importanti. Scusate se sono un attimo preso, ma sto sentendo il feed tattile e vengo da due settimane da telefoni così economici con un feed della vibrazione terribile. Che bello, che bello. Questo codice è comune, ma sì, ma che ce frega, tanto sto chiuso in casa per altri 2 mesi, ma chi me lo ruba? Vai così, tranquillo. Che poi mi sono ricordato che io tantissimo tempo fa avevo comprato questa cover per iPhone 8, soltanto che poi l'avevo venduta e quindi non l'avevo più utilizzata. E facciamo una prova a sto punto se va sull'iPhone SE, facciamocela entrare a forza. Bam!
È la sua, perfetto. E nulla, eccoci qui nella classica home. Bello, tutto ovviamente che sembra molto fluido, ma è da scaricare tutte le applicazioni, insomma, me lo devo andare a configurare per bene. Però sono curioso un attimo. Famo una foto proprio brutta, bruttissima così al volo, no? Prendiamo lui, lo mettiamo in posa. E poi voglio fare il contrario, quindi prendiamo l'iPhone. Ecco, capite la differenza tra il punta e scatta di iPhone e comunque anche di un Google, ragazzi, Google Pixel secondo me ormai è superiore ad iPhone, e il punta e scatta di un medio gamma, comunque, ma proprio di tanti telefoni Android, anche tantissimi che adesso hanno il sensore a 108 megapixel, hanno un autofocus un pochino così così, e questo è il risultato, foto fuori fuoco e c'è tantissima luce, c'è un faro montato addosso, vi avete visto in quanti millisecondi ha messo a fuoco, e guardate anche alla fine è già un bel dettaglio. Seppur la camera frontale, la selfie camera, vedremo che è una molto molto più vecchiotta, guardate qua il risultato, pelle perfetta, skin tone perfetto, sfocato molto buono, quella delle Realme, guardate qua, c'ho la pelle che sembro un fantasma, scontornamento così così. Sono queste le differenze che poi, ecco, fanno spingere molte persone a comprare un iPhone rispetto magari a un telefono Android non ultra top. Ho sentito molte persone che si lamentavano della luminosità del display. Primo acchito non mi sembra in realtà così terribile, mi sembra abbastanza altina. Questo è un P30 Pro al massimo della luminosità. Ovviamente parliamo di un AMOLED, parliamo di un display che sotto al sole può dare anche il meglio di sé aumentando ancora di un pochino la luminosità, però è da provare. Prima impressione comunque il display mi sembra il classico display, insomma quello che c'era anche sull'iPhone 8. Davvero non so cosa aspettarmi da lui, perché da una parte parto con delle pretese un pochino basse, perché dico vabbè, ma cosa posso aspettarmi da un iPhone che alla fine, oltre a una CPU da ultra top di gamma, una fotocamera che ok è di ottimo livello, ma il resto alla fine è un po' del passato. Sono curioso poi di andarla a mettere a confronto con un telefono come questo Huawei P30 Pro, un telefono che ad oggi ti compri a meno di 500 euro nuovo. Vale più la pena prendersi un telefono di questo livello o vale la pena rimanere in casa iPhone per le varie ottimizzazioni? Ci sono davvero queste ottimizzazioni che fanno la differenza? Sono curioso, quindi vado subito a giocarci un po', vado a fare un pochino di esperimenti. Io vi aspetto qua sotto nei commenti, lasciatemi tantissime domande, tutto quello che volete sapere. Ampliate il ragionamento che ho fatto a inizio video, sono curioso di sapere la vostra in maniera oggettiva, ragazzi, oltre ai memini, quelli lasciateli perché sono divertentissimi. Insomma, vi aspetto qua sotto nei commenti per tutto quello che vi passa per la testa.